Good afternoon. My name is Julia and I am the lead for early years and primary at British Council Italy. And I'm Rita, one of our satellite coordinators with British Council Italy. Abbiamo realizzato questo video per rispondere a alcune vostre domande sull'uso del Learning Hub, la piattaforma didattica dedicata ai nostri studenti Primary Plus. Speriamo possiate trovare questo breve video utile e pratico. Cos'è il Learning Hub e qual è il suo utilizzo? Il Learning Hub ci permette di erogare i nostri corsi online in un ambiente sicuro e protetto e di fornire ai nostri studenti esercizi vari e diversificati anche al di fuori della pratica in classe. La piattaforma aiuta i bambini ad arrivare più preparati a lezione, a consolidare il contenuto svolto con l'insegnante in presenza e a gestire le attività nel modo e nei tempi adeguati alle proprie necessità e preferenze. Si tratta di un potenziamento di quanto appreso a lezione, pensato per motivare e generare interesse nei ragazzi, in modo divertente e coinvolgente. A volte le attività sono completate in modo totalmente autonomo a casa, in modo da lasciare più spazio agli esercizi d'espressione orale in aula, mentre altre vengono incluse direttamente nella pianificazione della lezione del giorno. Alleghiamo qui i link ai video relativi al primo utilizzo del Hub e inviati in precedenza via mail. Come navigo nelle varie sezioni della piattaforma? Diamo un'occhiata più da vicino alla struttura di un modulo o magazine, ad esempio FUN, Primary Plus livello 3. Come potete vedere, ci sono 6 diverse sezioni da suddividere in 5 o 6 settimane, quindi per tutta la durata del modulo stesso. In alcuni magazine troverete le varie sezioni indicate come section e in altre week, a seconda del livello, ma la loro funzione rimane invariata. Nella sezione 1 vengono presentati in dettaglio gli obiettivi didattici, così come la lingua e le abilità necessarie al raggiungimento degli stessi. Dalla sezione 2 in avanti, varie attività ed esercizi collegati e mirati al consolidamento e a favorire il processo di apprendimento. Dove posso trovare il magazine digitale? Per aprire la copia digitale del magazine sarà sufficiente andare su Resources, selezionare Student, quindi cliccare sul modulo prescelto. Arriverete alla pagina del materiale digitale, che non può essere scaricato sul vostro computer, ma che dovreste aver già ricevuto in formato PDF direttamente via mail. È il magazine digitale uguale a quello utilizzato in presenza? Il magazine in formato digitale, nella sezione Resources, è identico a quello usato in aula. È, ad ogni modo, una parte del lavoro che i bambini potranno fare sulla piattaforma. Tutte le attività presenti sulla piattaforma sono essenziali per il conseguimento degli obiettivi. Va ricordato che il materiale sul Learning Hub è interattivo, mentre il magazine non lo è. Che tipo di attività possono essere trovate sulla piattaforma? Il Learning Hub presenta attività, esercizi, video, canzoni e giochi interattivi e coinvolgenti. Questo permette a voi genitori di partecipare e di far parte del processo di apprendimento dei vostri bambini e di toccare con mano i loro progressi. Sarà l'insegnante a garantire che il materiale venga utilizzato nei tempi e nei modi adeguati per supportare al meglio la classe e il singolo studente. In questa immagine, ad esempio, potete vedere alcuni vocaboli relativi a un tema specifico in Luna Park. L'insegnante in questo caso potrà decidere di assegnare l'attività come compito a casa in preparazione della lezione o usarla come gioco all'inizio della stessa. Questo è anche un tipico esempio di come la sezione sulla piattaforma rifletta il contenuto del magazine. Cos'è il discussion board e dove posso trovare i compiti?
Il discussion board è uno strumento di comunicazione tra l'insegnante e gli studenti, ma anche i genitori che possono vedere le attività svolte in classe e i compiti assegnati, sia come consolidamento sia in preparazione alla lezione successiva. Ricordatevi che la section o week 3 si riferisce alla pagina sulla piattaforma, mentre quando si indica la pagina 3 si intende la pagina effettiva sul magazine. Cosa devo fare io genitore per aiutare mio figlio o mia figlia a prepararsi per la lezione successiva? Sarà sufficiente mostrare interesse e chiedere quali compiti hanno da svolgere, aiutandoli a controllare sul discussion board. Ricordatevi che non è necessario che i bambini completino tutte le attività prima della lezione, soprattutto nel caso in cui queste risultino per qualche motivo particolarmente difficili. Il lavoro a casa è un processo autonomo da seguire a seconda delle proprie abilità e anche per valutare le stesse e capire quindi su cosa concentrarsi maggiormente. È essenziale che i bambini si affezionino all'apprendimento della lingua e non ne sentano la pressione. Il nostro impegno è che imparino divertendosi. Speriamo che abbiate trovato questo breve video utile e le risposte alle vostre domande chiare. Grazie per esservi uniti a noi e ci auguriamo di vedervi nuovamente ai nostri incontri. Vi invieremo a breve informazioni sui nostri appuntamenti futuri. Thank you for your time today and we look forward to speaking with you soon. Bye!